Ciao a tutti, questo è il video dedicato alla costruzione della bronzina che ho messo, la nuova bronzina che ho messo dentro questo trapano che era inutilizzabile, fatta con un ritaglio di Teflon, una sega a tazza, una punta Nvidia che adesso qui sopra non trovo, la morsa e il trapano a colonna. Cioè, mi sono inventato di rifare la bronzina in Teflon con quello che ho rimediato qui in questo casino, perché è un casino il mio laboratorio. Ok, andiamo a vedere come siamo andati avanti. Proverò a ricostruire questa bronzina utilizzando il Teflon, questo ritaglio di Teflon, praticamente utilizzando questo sistema qui, ovvero con una sega a tazza farò un cilindro. Questo dovrebbe, vedete, ecco qua. Quindi quello che risulta qui dentro andrà a sostituire questo. Poi quello che tirerò fuori da qua dovrò allargarlo con una punta che ha lo stesso diametro dell'asse. Dovrò utilizzare una punta Nvidia perché non ne ho altre, però comunque sia la punta Nvidia taglia il teflon, non c'è problema. Allora, per il taglio utilizzerò questo sistema. Voglio farlo in acqua perché il Teflon poi quando lo andiamo a forare emette dei gas che poi sono tossici alla fin fine per il suo riscaldamento. Quindi provo a tagliarlo in acqua, a forarlo in acqua e utilizzerò questa vaschetta da pittura per questo scopo. Poi, siccome devo stare attento a non forare la vaschetta se non esce l'acqua, ci devo aggiungere un supporto sotto. Ecco qua. Pulire di continuo perché avendo raddrizzato la sega si crea il residuo. Va rimosso di continuo. Ecco qua, residuo. Però non si sovriscalda. Dobbiamo alzare questo, non è troppo basso. Ok. Grazie.
Così. E voilà. La prova del 9 entrerà qui dentro a pressione, sì. Forza un po'. Insomma, visto come con dei ritagli, dei rottami, questi erano scarti, veri e propri scarti. Siamo riusciti a ricostruire una bronzina, a dare nuova vita a questo trapano che qualcosa potrà ancora fare. Mai buttare, sempre recuperare, mai buttare, sempre recuperare. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video e se possibile iscrivetevi al canale. Grazie, ciao!